mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore toscano al diritto alla salute, Simone Bezzini. Sarà discussa la prossima settimana e precisamente il 7 aprile. Il gruppo della Lega ha chiesto la convocazione di un consiglio straordinario per chiedere le dimissioni di Bezzini, ma sarà difficile che passi, anche perché dovrebbe votare a favore anche il PD e di conseguenza cascherebbe la giunta. All'ordine del giorno anche la proposta di istituire una commissione d'inchiesta da parte del gruppo di Fratelli d'Italia. Per istituire una commissione d'inchiesta servono 8 consiglieri. Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle sono già favorevoli e sono 7. L'ago della bilancia potrebbe essere proprio la Lega, che ancora non ha deciso e che ha invece chiesto l'istituzione di una commissione speciale sulla campagna vaccinale regionale di contrasto all'epidemia del Covid. Fratelli d'Italia ha presentato anche un esposto ai carabinieri e alla Procura di Firenze sulla vicenda dei vaccini somministrati ad almeno 40.000 operatori sociosanitari in più del totale del personale di tutte le strutture sanitarie, comprese quelle no profit. Secondo l'esposto, 234.155 dosi sarebbero state somministrate al personale sociosanitario, ma secondo i dati dell'Istat il numero degli operatori sarebbe pari a 72.553 persone. Gli esponenti di Fratelli d'Italia hanno anche presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Speranza chiedendo di fare chiarezza sulle dosi dei vari vaccini inviati. Il sospetto di Fratelli d'Italia è che la Toscana abbia somministrato il vaccino Pfizer a decine di migliaia di giovani, lasciando così scoperti gli over 80.